di topi luci, si sente da sta terra di cui vi parlo, una perla rara come il suo mare, che come vite mi incanto voi, fai ci farsine, i meglio pochi, in vita si sciariaro, e chi lo sa poi da cifra sia, che non c'era cura di liguaria. Donna notte, carraccio fuori, figlia con decadenza, non la posso accettare, sia merita e te liberare, e sogno pronto e mi faccio ammazzare. Se terra lavori e ti pitti zarrara, lui se non rotti, dalla morte, per liberarti di sta mala razza, che ti su causa. Buongiorno, scusatemi per il ritardo, ma sto ricevendo tanti amici, sono qui a Catania e tra poco partirò per Palermo, avremo una bellissima giornata piena di appuntamenti su Palermo, poi chiuderemo con un comizio a Palermo, quindi tutti i nostri amici invito a partecipare, è ovvio che si sta verificando di tutto e di più in questo momento, perché la situazione nella centrodestra tende sempre più a degenerare, perché queste liste che erano forti e che al cospetto poi della chiusura si stanno dimostrando ovviamente liste farlocche hanno portato all'unione di più contesti, quindi per ora c'è questa operazione in provetta. Pensate che il mondo che circolava attorno all'UDC è stato portato una parte nella Lega, perché la Lega in Sicilia è a rischio 5%. E allora che ha fatto il Bonturano? Il Bonturano si è blindato ormai il suo seggio a Roma e parte dei suoi uomini più fidati li sta candidando nella Lega. La Lega a questo serve, quindi c'è stato uno scambio nobile, molto nobile, guardate, qui parliamo di alta politica, altro che di bassa cucina, qua parliamo di cose serie, dove le vere lobby si mettono in moto e trovano ovviamente i coglioni di turno che poi in queste cose ci cascano, quindi tanti candidati o candidate che erano partite per candidarsi nell'UDC e che sostanzialmente si stanno trovando ora nella Lega, e quel che rimane dell'UDC si va a saldare invece con un altro contesto ovviamente fallimentare già di suo come storia, che è appunto la DC nuova
Totò Cuffaro, quello che ci prendeva in giro e che dava lezioni di come si conquistavano i vari seggi, no? A livello regionale. E questo ovviamente porta a uno sbandamento complessivo. Ci sono delle discussioni sulle quali ci stiamo lavorando, perché no? Perché ci sono candidati e candidate che ci credevano in questi progetti e che ora si ritrovano sostanzialmente senza più un punto di riferimento. E noi non abbiamo pregiudizi, questo lo voglio dire, non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno, anzi, manifestiamo la nostra solidarietà per chi sta ricevendo il classico pacco di chiusura delle liste, che ovviamente non sta capitando solo in quest'ambito. Oh, non solo in quest'ambito, ma sta capitando anche in altri contesti. In altri contesti ovviamente, no? Oh, guardate che dolcino, guardate, questo qua assomiglia al fratello della nostra Clementina. Ciao, ciao! C'è una colonia di gatti, ma che sodduci, che fai tu? Guarda che occhi belli che hai! Che occhi belli, guarda questo coruccio, guarda. Oh, in questo contesto ovviamente la fibrillazione ha colpito tutta la coalizione, che già di suo naturalmente sconta il problema del buon Schifani, che sta generando ben altro e sta determinando uno sballamento complessivo. Nell'ambito del centrodestra stiamo seguendo ovviamente quello che si sta verificando nell'ambito soprattutto del PD, con questi ulteriori processi sommari che sono stati montati ad arte su vari candidati e che naturalmente stanno portando a situazioni veramente paradossali. Oggi ci saranno ancora direzioni, rinvii, telefonate probabilmente tra Letta, tra la Chinnici, c'è di tutto e di più oggi. Oggi è la giornata che dovrebbe portare a una conclusione anche nell'ambito del PD. Secondo me oggi non decideranno un cazzo, perché l'interesse ora qual è? Quello di trascinare comunque questa gente che per loro sono tecnicamente impresentabili, però fino a un giorno fa andavano bene, no? Erano personaggi che comunque gli portavano avanti la carretta, come si suol dire, no? E magari svolgendo ruoli di prima importanza, di primaria importanza nel partito, facendo liste, lavorando sul territorio, in attesa ovviamente poi magari che arrivasse quel momento per cercare di massimizzare il proprio risultato in una competizione importante come sono le elezioni regionali, perché no? All'improvviso, dopo che sono stati usati, no? Come carta igienica, buttati nel cesso, perché all'interno del PD, diciamocelo chiaramente, in atto c'è una faida che porta a un repulist veramente generale, e questo repulist attualmente in atto non solo a Catania ma anche a Palermo, come a alcuni candidati. Io non so per esempio che fine ha fatto Carta, che fine ha fatto, boh, il sindaco di Melilli, ma lo dico con affetto, lui non si deve incazzare, perché lui giustamente vuole massimizzare la sua posizione, questo è legittimo, ci mancherebbe pure, ma il problema quale diventa? Che quando poi vedete ti fanno aderire al PD pubblicamente, a un certo punto si accorgono, non si sa per quale motivo, che non sei presentabile, e lo prendono e ti fanno fuori, totalmente fuori. Ecco, prendiamo il caso Carta, che lo cito solo perché mi sta venendo in mente come uno dei casi più squallidi di cui parlare oggi, dei casi più squallidi. Un sindaco comunque di una comunità importante come Melilli, che ha la possibilità, per quello che magari è il consenso che lui ritiene di avere e che parte anche dal consenso della sua comunità, il Carta di turno, che a un certo punto viene utilizzato come carta igienica, cioè viene fatta aderire al PD, quindi ufficialmente l'adesione a una corrente del PD
comunicato stampa, conferenze stampa, avvia tutto, cambia anche la tua vita, ma a un certo punto si rendono conto che non è presentabile. E ora il carta di turno che dovrebbe fare? Ma sapete di queste cose quanto ce ne sono? Cioè, parliamo noi di partiti che ti usano fino a quando gli servi, dopodiché spunta quella che deve essere l'unica novità, perché vedete, la Chinnici che campagna elettorale deve fare? Quale? L'unica campagna elettorale che può fare è quella di un eccessivo, sprenato moralismo da quattro soldi, dove dice lei: io non voglio neanche indagare, eccetera. Ma nella vita chi è che sa se è indagato o no? Qui qua c'è un magistrato che parla, la Chinnici. C'è quante indagini ci saranno sui nostri conti, su di me, su chiunque. Le indagini per definizione sono riservate, chiaro. Quindi quando si parla di non voglio persone indagate, e che cazzo ne sai tu quanti candidati ci sono indagati che sono in questo momento in una fase delle indagini che ovviamente sono riservate, come è giusto che sia, e non si sa neanche se poi sfociano in un procedimento penale. Cioè, qua per candidarsi secondo la logica della Chinnici, cosa dovremmo fare? Sentiamo, dovremmo andare a interrogare tutte le procure per dire: ma per caso avete qualche indagine su di me? Perché sai, sapete, siccome io, la Chinnici ha stabilito che non vuole indagati, avete capito? Quando ci siamo all'assurdo. E tutto questo perché? Perché devono ammantare la loro incapacità con argomenti che non competono alla politica. Perché io ho sempre detto che la magistratura deve farsi il suo compito, deve svolgere il suo compito, per carità, e non deve invadere il campo politico. Però la politica non deve invadere il campo della magistratura. Questi sono gli equilibri voluti anche dai nostri mascherare la propria incapacità, perché sotto il profilo politico amministrativo la Chinnici è incapace e lo ha dimostrato nei 5 anni, nei 4 anni che è stato nella giunta di Raffaele Lombardo, chiaro, la quale è arrivata a capolinea per questioni comunque riguardanti. Scusate, non so perché se n'è andata alla linea, quindi riguardante cose delicate, era in quella giunta, e nessuno si ricorda ovviamente che ha fatto l'assessore regionale. Quindi per me, da un punto di vista politico amministrativo, non voglio offendere nessuno, la Chinnici non è all'altezza del compito. Non lo è. Quindi, siccome non è all'altezza del compito, cosa deve fare? Deve usare altri argomenti per distrarre l'elettore. Questa, vedete, è una tecnica che viene utilizzata proprio per questo motivo. E allora, tutta questa storia come finirà? Beh, lo vedremo ora nelle prossime ore. Noi stiamo procedendo a chiudere le nostre liste. Ed è ovvio che questo significa sempre un principio sul quale noi non transigiamo. Nelle nostre liste non stiamo candidando deputati uscenti, e così sarà fino all'ultimo secondo. Non daremo spazio a situazioni come appunto queste faide che portano a singole posizioni, che magari da un contesto passano a un altro. È ovvio che siamo interessati a rafforzare il nostro progetto, su questo non ci sono dubbi, ma lo vogliamo fare con persone che realmente, pur anche all'ultimo secondo, che ora stanno toccando con mano di avere a che fare con dei delinquenti politici, e di conseguenza stanno toccando per l'ennesima volta cosa significa essere schiavi di certe lobby. Bene,
Io ora vi lascio perché ho ancora tanti altri amici che devo ricevere. Vi terrò informato degli sviluppi, eventualmente se ci sono novità le preannunceremo attraverso una magari diretta, proprio per informarvi secondo per secondo di qual è l'evoluzione che è in corso. Ci sono smottamenti in corso e siamo qui vigili per cercare di definire al meglio la nostra strategia.